Mamma mia, clamoroso, clamoroso. In così poco tempo, Hakan Çalhanoğlu sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Mamma mia, ho appena letto la notizia di 10-15 minuti fa su OneFootball, l'articolo di Francesco Porzio, Çalhanoğlu sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Fissata anche la data delle visite mediche, che sarà il 22 giugno, quindi visite mediche fissate per mercoledì, mi sembra. No, martedì 22 giugno, clamoroso. Quindi l'Inter che si era piombato ieri, l'altro ieri, poco tempo fa su Çalhanoğlu, dopo ovviamente che Eriksen, c'è stata questa cosa di Eriksen, quindi ovviamente serviva un nuovo giocatore in quel posto, e quindi l'Inter è piombato su Hakan Çalhanoğlu. In poco tempo è riuscito ad aggiudicarselo. Già ieri sì, c'erano stati dei contatti, ma non era nulla di definito, di avanzato, diciamo. E invece in queste ultime ore, nella giornata di oggi, c'è stata la svolta definitiva, e quindi Hakan Çalhanoğlu sarà un nuovo giocatore dell'Inter. L'Inter al giocatore offre un contratto di 5 milioni di euro, esatto, perché al Milan, mi ero confuso, al Milan guadagnava 4, invece all'Inter guadagna 5, quindi i nerazzurri che offrono un contratto di 1 milione in più rispetto al Milan all'anno, e contratto triennale, quindi di 3 anni. Allora, veramente colpo clamoroso. Ci sta, perché Çalhanoğlu è veramente un gran giocatore. Può dare ancora tanto, secondo me, ormai si è sviluppato, ha fatto una buona stagione, ma potrà sicuramente essere utile all'Inter. Quindi chissà l'anno prossimo, quando ci sarà il derby Inter-Milan, Çalhanoğlu se lo metteranno titolare, sicuramente segnerà, perché c'è sempre il gol dell'ex veramente non può mai mancare. Quindi veramente chissà, chissà. Mamma mia, notizia di 10 minuti fa, ripeto, clamoroso, perché fino a ieri, l'altro ieri, anzi fino a 2-3 giorni fa, proprio zero, nessuna trattativa, nessun contatto, e invece in così poco tempo si è fatto tutto, veramente incredibile. Quindi Çalhanoğlu che passerà da Milano a Milano e dal Milan all'Inter, riceverà 1 milione in più rispetto al Milan, quindi passa da 4 a 5 milioni all'anno. E gli sarà offerto un contratto triennale. Vedremo come si adatterà, vedremo se troverà spazio nel centrocampo dell'Inter. Verrà affiancato probabilmente vicino a Barella e a Brozovic, tanto un calabrone. E bisogna vedere comunque il ballottaggio con Gagliardini, non credo proprio. Con Sensi magari si recupera. Comunque credo che Çalhanoğlu andrà a finire titolare, perché è veramente un gran giocatore. Quindi dopo questa brutta esperienza con gli europei 2020-2021 con la Turchia, che arriva ultima nel girone, Çalhanoğlu riparte sempre da Milano, ma stavolta dall'Inter. Quindi ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate della vicenda di questa trattativa. E niente, io direi che posso salutarvi. Mi raccomando, un bel mi piace, arriviamo a 25. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi i nuovi video. Anche ieri YouTube mi ha tolto 4 iscritti, vabbè, ma noi andiamo avanti e niente, bello.